Oggi, attraverso l'ipnosi regressa dei soggetti di Dolores Cannon, impariamo qualcosa sugli assassini. Questa è la domanda con cui inizia Dolores Cannon. Cosa succede per rendere una persona un criminale? Risposta: ci sono molte ragioni per cui questo possa accadere. Potrebbe essere una funzione insegnata, cioè a molti viene insegnato attraverso la negligenza o l'abuso dei genitori come diventare criminali. Criminale è una definizione che parla di uscire dai confini sociali, cioè oltrepassare quei confini che sono socialmente accettabili. Naturalmente, con i diversi costumi sociali, si potrebbe vedere che alcune attività a un certo punto, anche in una cultura, potrebbero essere criminali e tuttavia in quella stessa cultura, in un altro periodo, non lo erano. Da un punto di vista spirituale non esiste una cosa come il criminale, tra virgolette, perché questo è un fenomeno sociale che parla di abuso dei confini sociali. Noi ascriviamo alla filosofia secondo la quale fare del male ritardando il proprio processo. Tuttavia, da un punto di vista spirituale, non esiste ciò che chiamate attività criminale. Potrebbe essere la manifestazione di uno squilibrio spirituale. Tuttavia, non sarebbe spiritualmente criminale, sarebbe socialmente criminale. Le azioni che si manifestano sul piano fisico supererebbero o uscirebbero da quei confini sociali che poi colorerebbero o decreterebbero che l'attività è, come la chiamereste voi, criminale. Domanda: hai detto che nessuna divinità superiore ti punisce, che le persone si puniscono da sole. Supponiamo che qualcuno sia stato un assassino. Come si punirebbe? Risposta: per esempio, possono scegliere di tornare indietro e devono lasciare questa esistenza nel pieno della loro vita. Quando sono più felici, in questo modo si stanno punendo perché si stanno mettendo al posto della persona a cui hanno tolto la vita. Devono sapere come ci si sente, devono vederlo dall'altra parte. Credo che tutti conosciamo casi come questo, è uno dei più difficili da capire perché persone apparentemente buone, che non hanno mai fatto del male a nessuno, vengono uccise nel fior fiore degli anni. Perché altre vengono uccise improvvisamente? Perché quando stanno finalmente realizzando il sogno di una vita? Mi è sempre sembrato così ingiusto, ma apparentemente sulla bilancia sempre in equilibrio del karma. Ha perfettamente senso. Domanda: quindi questa è una punizione che hanno scelto da soli? Risposta: è una loro scelta, nessuno è mai costretto a tornare nel corpo. Ho sempre pensato che un assassino sarebbe stato ripagato dall'essere ucciso da qualcun altro, occhio per occhio, per così dire. Risposta: ci sono alternative, perché se fosse vero che l'unico modo in cui potrebbe risolvere la cosa è essere ucciso lui stesso, allora questo sposterebbe il karma negativo su qualcun altro. Questo porterebbe semplicemente a spostare il carico in giro piuttosto che risolverlo e far sì che l'umanità in generale lo superi. Domanda: e se fossero uccisi dalla loro precedente vittima? Soggetto: allora l'ex vittima avrebbe l'omicidio nel suo karma, anche se sono stati uccisi in una precedente incarnazione. L'eliminazione di quel karma non implica voltarsi e uccidere qualcun altro. Questo è un modo piuttosto drastico di risolverlo. Ci sono altre alternative che sono la via morbida, come
la chiamano alcuni, lavorando in modo gentile e alla lunga funziona meglio. Dolores dice che nel mio lavoro con le regressioni ho avuto casi di persone che sono nate in una famiglia con le stesse vittime che avevano ucciso in una vita precedente. In questi casi stanno cercando di risolvere il karma attraverso l'amore. Forse questo è uno dei modi morbidi o gentili. Questo sembrerebbe essere un metodo molto superiore al ti ucciderò perché mi hai ucciso. Inoltre, come menzionato in un capitolo precedente, questo karma può essere risolto dovendo tornare ed essere un servo o un protettore di colui che hanno ucciso, dedicando così la loro vita a quella persona in quel modo. Io farei qui un piccolo appunto per ricordarvi che appunto in un capitolo precedente ci hanno parlato del fatto che quando in questa vita, per esempio, hai ucciso qualcuno, nella vita prossima potresti essere al servizio di quella persona, e cioè potresti essere la mamma di una persona che ha dei grossi problemi di handicap, e tu sei lì a curarlo dalla prima infanzia fino alla fine dei suoi giorni, e questo è, come dire, dedicando così la vita intera a quella persona. E poi qui il soggetto ci parla di un'altra versione. Dice che una cosa violenta come un omicidio commesso nella foga della passione richiederà diverse vite per essere ripagata, e questi modi di ripagare sono numerosi quante le volte che è stato commesso. Dipende dai karma individuali, dalle persone coinvolte. Generalmente quello che succede è che nelle loro vite future continueranno ad essere coinvolti in una stretta relazione di qualche tipo con la persona che hanno ucciso, e questo di solito nelle prime vite è una relazione antagonistica, perché la persona che è stata uccisa scopre che per qualche motivo ha paura o odia questa persona e non capisce perché, e nel frattempo questa persona, l'assassino, si sente attratta a conoscerla e a starle vicino perché vuole rimediare a ciò che ha fatto nella vita passata. Ci vogliono diverse vite per risolverlo. Uno che fa qualcosa di così violento come l'omicidio ha allungato quasi indefinitamente la quantità di tempo che deve rimanere nella parte fisica dei cicli karmici prima di poter andare nel piano spirituale per restarci e continuare lì i suoi cicli karmici. Quest'altra versione di cui ci parla il soggetto qui è molto interessante. Vedete che poi alla fine tutto si paga e tutto ha un senso, e il caso non esiste veramente. Domanda: allora l'omicidio è una cosa che non può essere risolto così facilmente sul piano spirituale, deve essere affrontato sul piano fisico? Risposta: è meglio risolvere le cose che hanno un karma violento con quello a livello fisico, perché il livello fisico è abbastanza base per gestire le vibrazioni violente coinvolte. Per risolverle sul livello spirituale c'è il rischio di sconvolgere il karma di altre persone, perché lì c'è un equilibrio delicato. Domanda: non c'è sempre la possibilità che la persona possa uccidere di nuovo se questo è molto forte nel suo karma? Risposta: questo è lo scopo della scuola tra una vita e l'altra, aiutarli a risolverlo in modo che non siano così inclini a uccidere di nuovo nelle vite future. Cerchiamo di evitare che rimangano bloccati in un circolo vizioso.
Se continuano a fare queste cose, apparentemente non sono rimasti lì abbastanza lungo per liberarsi di questi sentimenti. Risposta. Andrebbero nel luogo di riposo. Come faccio a spiegarlo? Se lo spirito è nel luogo di riposo, non perché è stato danneggiato, ma semplicemente perché non è avanzato e decide di voler rientrare nel piano fisico. Non c'è davvero nulla che tu possa fare. Gli permetti di entrare nel piano fisico perché è uno spirito sano, solo che non è avanzato. Ma lo spirito che è stato danneggiato da qualcosa che ha fatto nelle sue incarnazioni passate, anche se volesse entrare nel piano fisico, non potrebbe farlo perché il danno che ha subito gli impedisce di farlo senza l'aiuto di qualcuno che è più in alto. A volte lo spirito danneggiato sarà aiutato a reincarnarsi per uno scopo specifico, al fine di risolvere una parte specifica del suo karma. Ma altre volte, anche se uno spirito vuole andare e non è ancora il momento giusto, allora dicono: no, hai ancora un po' di guarigione da fare prima. Mi chiedevo se c'è un qualche modo per fermarli in caso volessero tornare. Se sono uno spirito sano, no, possono andare avanti e reincarnarsi. E le forze che governano l'universo tengono tutto in ordine e si assicurano che non cerchino di reincarnarsi in un altro corpo che ha già uno spirito. Mi sono imbattuta in casi in cui qualcuno muore e vuole tornare immediatamente. Non spendono nemmeno un momento laggiù. Risposta: sì, questo succede spesso quando sono nel periodo di transizione. Come dicevo, dopo aver completato il periodo di transizione, se decidono di tornare immediatamente, se sono in salute, sono in grado di farlo. Semplicemente lavorano su altro karma, ma la maggior parte degli spiriti sceglie di rimanere su questo piano per un po', per imparare di più e per avanzare di più, perché l'apprendimento e la preparazione che fate qui si trasmette nel vostro subconscio e nei vostri atteggiamenti riguardo a qualsiasi saggezza che siete in grado di ottenere. In questo modo avrete più successo nel vostro karma. Domanda: quindi non è proprio un bene che uno spirito si giri e torni immediatamente? Risposta: non proprio, potrebbe essere controproducente, ma alcuni spiriti sono impazienti. Ritengo che alcuni di loro siano così coinvolti nel fisico che pensano che sia tutto ciò che c'è. Nei casi in cui tornano immediatamente, non avrebbero avuto alcuna possibilità di lavorare sulle relazioni karmiche o vedere i loro schermi, vero? No, questo è vero. Di solito sono quelli che pensano che le loro vite sono tutte incasinate, confuse e si lamentano. Perché non va mai niente bene, dicono, è perché sono disorganizzati. Non avevano nessun piano d'azione, per così dire. Risposta: appunto, quindi tutto cade a pezzi, per così dire. Sono tornati troppo presto e non erano preparati. Se avessero aspettato solo un po' e si fossero organizzati, allora le cose sarebbero andate meglio, molto meglio. Ora, a volte, se uno spirito non sembra voler cambiare, viene tenuto in un posto specifico, tra una vita e l'altra, per aiutarlo a crescere e svilupparsi per la prossima incarnazione, ma è tenuto in un equilibrio molto delicato e fanno tutto molto attentamente. Domanda: che tipo di posto sarebbe? È difficile da descrivere. C'è un piano diverso per risolvere problemi speciali come questo. Non è usato per un lavoro a lungo termine, come i piani spirituali superiori.
viene usato principalmente tra una vita e l'altra per aiutare qualcuno a risolvere un problema specifico, in modo che sia meglio preparato per la prossima vita e possa fare progressi nel suo karma. Se non fosse così, alcuni rimarrebbero bloccati in un circolo vizioso e non progredirebbero mai. E questo non è bene. Così vengono aiutati a progredire tra una vita e l'altra, perché tutto nell'universo deve continuare a progredire. Domanda: questo posto speciale sarebbe come una scuola? O che tipo di atmosfera sarebbe? Risposta: è come un ritiro. Domanda: tenendoli in isolamento lontano dagli altri? No, è come andare in un monastero a meditare e contemplare. Lì si incontrano con gli altri che hanno problemi simili e con una guida spirituale. Devono elaborare questi problemi, capire perché hanno fatto quello che hanno fatto e dove devono svilupparsi per superare queste cose. Stavo pensando alla versione che la gente ha dell'inferno. Non sarebbe così? Risposta: no. Quella è una nozione sviluppata dai cristiani. Non si applica nella realtà. È stata sviluppata principalmente come un espediente politico per aiutare a costruire il potere della Chiesa ortodossa e per aiutare a superare l'influenza dei gnostici. Questo è un piano dove si va per imparare e per contemplare i propri errori e ciò che si è fatto. Ci sono sempre anime avanzate che sono lì volontariamente per aiutarvi a crescere e per aiutarvi a preparare la prossima vita, perché è un processo di crescita, è come crescere un bambino. Quando un bambino fa qualcosa di sbagliato, non lo butti nel forno. E qui l'autrice dice che figurativamente sarebbe simile alla nostra credenza dell'inferno, gettare il pescatore nel forno. Risposta: si fa sedere il bambino e si parla con lui di ciò che ha fatto di sbagliato, lo si aiuta a capire perché era sbagliato e si cerca di trovare un'azione migliore da usare in una situazione simile in futuro. Domanda: però cosa succede se la persona si rifiuta di ascoltare e vuole comunque tornare nel fisico? Risposta: se non sono pronti a tornare nel fisico, non possono tornare, perché tutto deve essere bilanciato al modo giusto perché possano tornare. Se non hanno imparato nulla dall'aver visto un grosso errore, allora le cose non sono ancora in equilibrio e gli viene dato un po' di tempo in più. A volte, se qualcuno non ha ancora imparato nulla da un particolare errore, si rifiuta di ascoltare, viene rimandato in una situazione simile e avrà un'ulteriore possibilità di realizzare azioni alternative. I maestri cercano di farlo in modo che non ci saranno gravi conseguenze sul karma dello spirito, così non sarà così difficile per loro progredire. Dolores: ma si sente parlare di persone che sembrano non avere alcuna morale. Questo è vero, non funziona sempre. Ci sono alcuni che sono incorreggibili, ma la maggior parte delle anime vuole crescere, vuole diventare migliore e più avanzata. Si tratta solo di dirglielo e permettergli di aprirsi alla conoscenza che è lì per loro. Domanda: cosa succede a qualcuno che sembra essere semplicemente animalesco? Sembra non avere morale o coscienza e continua a ripetere gli stessi errori? Risposta: a volte questi sono spiriti che non sono molto sviluppati, hanno molto karma, ma non li interessa davvero. Vogliono solo godersi la sensazione fisica di essere sul piano fisico. Non si preoccupano minimamente del karma che stanno accumulando.
C'è un altro posto speciale sui piani. Il vostro equivalente fisico sarebbe quello di un ospedale. E per queste anime che sono molto danneggiate e noi cerchiamo di aiutarli a diventare migliori. È molto simile alla psicoterapia e a volte ci vuole molto tempo. I miglioramenti che si fanno sono così minuscoli che è difficile tenere conto. È un processo molto lento. Soprattutto gli spiriti avanzati lavorano con questi perché ci vuole una quantità smodata di pazienza e conoscenza. Domanda. A me sembra il modo più umano di farlo, ma continuo a pensare al nostro concetto di luoghi come l'inferno. Non c'è mai un momento in cui un'anima è così danneggiata, come hai detto tu, che se ne lavino le mani e la buttino fuori? No, non c'è un posto dove buttarli fuori. Tutti noi siamo qui, tutti interagiamo tra di noi e dobbiamo lavorare insieme. E quelli con cui è particolarmente difficile lavorare sono aiutati dagli spiriti che hanno più pazienza e conoscenza. Naturalmente, poter lavorare con qualcuno così va sempre a beneficio anche del karma di quella persona. Oh sì, di solito questi sono spiriti che hanno raggiunto il loro massimo, sono vicini. Avrebbero una pazienza infinita, quindi non è possibile che dicano: oh, lascia perdere, non c'è speranza per lui. No, continuano a lavorare con loro. A volte dopo alcune incarnazioni, alcuni sentimenti cosiddetti umani cominciano a farsi strada nei loro cuori, il loro malgrado, cominciano a rendersi conto che ci sono piani più alti di vita e di esistenza. E allora che finalmente iniziano a lavorare attivamente e fare qualcosa per cambiare il loro karma. Per dare un esempio di quanto siano danneggiate queste anime che vengono allo ospedale nel vostro piano, sentite questo. C'era uno chiamato Adolf Hitler. Non fu mandato all'ospedale perché la sua anima non era così danneggiata. Fu mandato nella parte di apprendimento del piano, il ritiro. Aveva bisogno di un tempo tranquillo di riflessione perché era diventato, un'altra metafora, i suoi nervi erano diventati intrecciati. Il suo problema in quella vita era essere una persona estremamente creativa. Sarebbe stato un genio creativo, ma non aveva sbocchi. Perché la cultura della depressione in cui era cresciuto non permetteva sbocchi creativi. C'era una quantità smodata di energia dietro questa creatività, come c'è sempre in questi geni. Doveva avere un altro sbocco da qualche parte. Questo ha deformato la sua visione della vita e quindi i suoi pensieri e si è sviluppato nel rituale finale. Quello che è successo si riflette principalmente sul karma di suo padre piuttosto che sul suo. E qui l'autrice dice: questo fu una sorpresa, io non la penserei così. La radice del problema ebbe inizio quando suo padre si rifiutò di lasciarlo studiare cose creative. In ogni caso, Hitler fu colui che fece quelle cose orribili. Risposta. È difficile da spiegare. E qui il paziente fece una pausa cercando di pensare a come dirlo. Ha iniziato con buone intenzioni, volendo essere un artista o un architetto o qualcosa del genere, ma non gli fu permesso di svilupparsi in quella direzione e quell'energia venne deformata. Il suo errore principale è stato quello di non essere in grado di gestire quell'energia in una forma costruttiva, in un'altra forma oltre alla creatività. Così la trasformò in distruttiva. Questa è la cosa principale
che ha dovuto risolvere. Sembrerebbe che avrebbe potuto trovare uno sbocco in una forma più creativa, anche se suo padre non glielo avrebbe permesso. Sì, avrebbe potuto diventare ingegnere, per esempio. Domanda. Accusare il padre non è un po' come scaricare la colpa? Risposta. No. Hitler deve condividere la sua parte di colpa, ma non può essere attribuita solo a lui, perché il problema è iniziato con gli atteggiamenti ristretti che suo padre aveva sviluppato. Suo padre avrebbe potuto sviluppare atteggiamenti più ampi. Ma sembra comunque che non dovesse diventare così fanatico nelle sue azioni. Tu sai cosa sia successo lì? L'intensità dell'energia creativa ne fu la causa. Se invece avesse potuto svilupparsi come artista, sarebbe stato un artista pazzo, fanatico e in quello, ma sarebbe stato accettato come bohemian. Almeno non avrebbe fatto del male a nessuno. Vero. Tranne forse a se stesso. Ma così come è stato, è diventato una palla di neve che ha influenzato milioni e milioni di persone. Pensavo che sarebbe finito in ospedale. Risposta, non è così danneggiato. Contorto sì, danneggiato no. Principalmente ciò di cui aveva bisogno era tranquillità e tempo per raddrizzare le cose. Le anime che sono in ospedale sono state così danneggiate dall'essere passate attraverso la stessa porzione di karma più e più volte che si sentono come fossero bloccate in quel karma. Mentre nel caso di Adolf Hitler era la prima volta che questo gli succedeva. Anche nelle sue vite precedenti aveva un forte impulso creativo ed era in una situazione in cui poteva lasciarlo sviluppare, ma in questa vita era bloccato. La lezione che doveva imparare fu di gestire quell'energia quando non poteva avere le cose che voleva, gestirla in qualsiasi modo che si adattasse al modello in cui doveva vivere. E non gestì bene questo aspetto. Quella era la parte principale del suo karma che doveva rielaborare in una vita futura. Essere capace di gestire situazioni indesiderabili. Domanda, beh, non ha creato più karma per se stesso con quello che ha fatto e con tutte le vite delle persone che ha influenzato? Risposta. Ha creato più karma per se stesso, è vero. A questo punto è difficile dire quanto, visto che è successo così di recente. Vuoi dire che non è ancora tutto analizzato? Sì, ci vorrà parecchie vite, parecchie incarnazioni per poter vedere come ha influito sull'equilibrio delle cose e quanto deve ancora lavorare. Stavo pensando a tutti i milioni di persone che sono state uccise come risultato diretto della sua vita. Soggetto, questo è vero. Diede l'ordine di ucciderle, ma fu parzialmente influenzato dalle persone intorno a lui e non ne traeva la stessa quantità di piacere fisico diretto che ne traevano i veri carnefici. Quello che sto dicendo è che diede l'ordine di uccidere queste persone e questo si riflette sul suo karma, ma gli uomini che hanno ricevuto questi ordini di costruire le camere a gas e di usarle, le guardie e gli altri provavano un piacere fisico diretto nel vedere quelle persone morire. Sì, non è stato lui a uccidere, ma non ha fatto nulla per impedirlo. Ha semplicemente reso possibile l'uccisione di queste persone. Ecco perché si riflette sul suo karma. Ha permesso che accadesse. Li ha incoraggiati a farlo, ma si è tenuto le mani pulite, per così dire, non facendolo direttamente lui stesso.
Il fatto che ha creato un sistema politico che avrebbe permesso tutto questo si riflette negativamente sul suo karma. Molti degli uomini nel sistema lo facevano perché lo volevano fare. Era disadattati in società normali e provavano un piacere fisico diretto nel commettere queste atrocità. Però lui aveva anche l'ossessione fanatica di eliminare una razza. Con il suo fanatismo e la sua persecuzione diede l'inizio allo sterminio degli ebrei, un'intera razza di persone. Soggetto, sì, era contro qualsiasi razza che non fosse puramente tedesca o ariana, come la chiamava lui. Voleva che la sua amata Germania fosse nello stesso tipo di situazione in cui si trovavano gli Stati Uniti 100 o 150 anni prima, con spazio per crescere, diventare una grande potenza e più spazio per moltiplicare la popolazione. Voleva avere una nazione enorme con molti tedeschi e poter usare la loro cultura per influenzare il mondo intero, come aveva fatto gli americani. Voleva obliterare qualsiasi razza che si frapponeva a questo obiettivo. Questo faceva parte del processo di distorsione di quell'impulso creativo perché chiaramente era impossibile farlo senza danneggiare molte persone. Se fosse riuscito a diventare un genio creativo, avrebbe potuto contribuire a quella potente cultura della Germania che amava così tanto. Stavo pensando che aveva un tale pregiudizio che anche questo avrebbe avuto una reazione karmica. Quello era solo una parte della sua anima contorta. È stato in grado di elaborare quel pregiudizio attraverso la contemplazione e l'incontro con i maestri spirituali. Lui è decisamente un esempio molto difficile da capire. Sì, è una situazione molto complessa. Domanda, che dire di qualcuno come Jack lo Squartatore? Questo non lo influenzerebbe affatto nella sua prossima vita? Soggetto, certamente sì. E per favore, sappi che parliamo con molta attenzione qui, perché non vogliamo offendere il vostro senso di proprietà o i vostri standard morali. Perché sentiamo che il vostro senso della morale è molto delicato e non vogliamo disturbarlo. Tuttavia vorremmo chiedervi di aver pazienza con noi mentre vi diamo informazioni che potreste non avere. Forse c'è stata qualche lezione che apprendere da quell'esperienza di, come dite voi, Jack lo Squartatore, e forse era positivo per questa persona. Certo, c'erano le vittime. Hanno sofferto moltissimo e per i vostri standard sociali quei crimini erano atroci. Questi atti non erano un comportamento sociale accettabile. Tuttavia, ancora una volta si potrebbe dire che questo individuo imparò attraverso la partecipazione in quelle azioni. Forse una lezione di indulgenza su cosa significhi essere egoisti senza riguardo per la vita umana. Forse questa è stata una lezione importante per quell'individuo. Diremo anche che forse ci sono state delle lezioni da imparare per quanto difficili per coloro che chiamate le vittime, tra virgolette. E forse possiamo inserire anche un'altra possibilità qui, che i partecipanti in questo episodio, per quanto sconveniente, fossero volontari dei piani interni. E che si erano accordati durante le loro fasi di pianificazione prima dell'incarnazione di partecipare a questo evento e per dare alla vostra società un metro con cui misurare gli standard della vostra morale. Un esempio di ciò che è o non è un comportamento sociale accettabile. Riuscite a vedere che in tutte le azioni, buone o cattive che siano, ci sono lezioni da imparare?
non solo per coloro che sono partecipanti diretti, ma anche per coloro che sono osservatori esterni. Quindi, se si dicesse che questo è stato un crimine orribile, questo potrebbe essere accettato, ma si potrebbe anche accettare, senza negare l'orrore di tale crimine, che molte lezioni sono state apprese da tutte le persone coinvolte. E lasciatemi parlare della forza vitale. La coscienza che era nel corpo non è stata uccisa, è stata semplicemente trasferita su un altro piano d'esistenza. La forza vitale che è anche in ogni cellula del vostro corpo è stata trasferita e non è andata persa. La semplice composizione fisica del corpo è passata da uno stato organizzato a uno stato disorganizzato. Tecnicamente parlando, la morte non è altro che la riorganizzazione delle molecole a livello fisico e lo spostamento della coscienza da un contenitore veicolare ad uno di natura libera. La vita è sempre stata e la vita sempre è. Non c'è nulla di simile al togliere la vita, perché la vita semplicemente si trasforma in un'altra forma. Parliamo qui da un punto di vista strettamente tecnico, con tutte le norme morali e i valori emotivi rimossi. Domanda: è la vittima, la persona che viene uccisa violentemente da un'altra persona, questo è traumatico per loro? Soggetto: in gran parte dipende anche dalla preparazione delle anime. Molte anime sono venute da questa parte a causa delle guerre, non erano affatto traumatizzate. Sapevano che questa morte sarebbe avvenuta e l'hanno accettata. Altri sono rimasti estremamente traumatizzati, tanto da dover andare nel luogo del riposo. Non sempre la situazione è uguale. Due persone possono morire fianco a fianco nello stesso istante con quello che sembrerebbe la stessa quantità di trauma, però una può essere traumatizzata e l'altra no. Questo ha qualcosa a che fare con l'età delle anime e le loro esperienze precedenti? Non tanto in base all'età delle anime, quanto in base alla loro comprensione nel Cristo in tutti e in se stesso. A volte un'anima giovane può comprendere con maggiore comprensione di un'anima definita vecchia. Un'altra volta mi avete detto che il modo in cui qualcuno muore ha significato, così come il modo in cui vive. Anche questo è vero. In molti casi certi tipi di morte rimuovono molto karma. Le morti lunghe e lente hanno lo scopo di portare apprendimento a quell'individuo. E se imparano in qualche modo, accumulano un grande karma positivo. Wow, questa parte dove parlavano di criminali e di crimini è stato molto importante da capire che in tutto ciò che succede c'è una lezione da imparare e noi non dobbiamo mai giudicare, assolutamente, perché lì per insegnarci qualcosa. Io mi fermo qui e domani partiamo da qui.